Ciao a tutte e benvenuto autunno e accogliamolo con dei colori belli, vivaci, ma comunque con tono. Come vedete indosso infatti un bellissimo maglione, in questo caso di Them, con un maglione blu con questa tonalità del lime, un lime però opaco, un tessuto morbidissimo che non pizzica, quindi un bel maglione e ampio. Io l'ho abbinato a questo cappello con il pompon che abbiamo in tantissime taglie, dal neonato al grande. E oltre che blu lo troviamo in tortora, in nero, in burro, in panna, in rosa. In questi prossimi post vedrete tantissimi colori. Allora, vi voglio parlare del maschietto che va dai 2-4 anni fino al 16 anni. Quindi qui troviamo un bellissimo pantalone in cotone vaiellato, quindi bello morbido, di cotone però pesantino per l'inverno. In questo mélange tweed vedete in grigio, nero, burro. L'elastico in vita e tutto intorno con il laccetto e la taschina poi dietro, guardate. E questo faldoncino davanti, quindi molto molto chic, però alla fin fine anche molto pratico. Ve lo voglio abbinare a o in tonalità grigio su grigio, e questa è una serie di maglioncini che abbiamo tutti in cashmere, morbidissimi, sempre che non pizzicano. In questo caso il mélange, vedete, è tono in tono, come è bello anche abbinare il chiaro con quella gradazione di scuro poi nel pantalone, oppure con il consueto blu. Però rigorosamente, vedete, in questo caso il cashmere è un blue black, quindi rigorosamente mélange, oppure con un tono di tortora, vedete, tortora e grigio, oppure ci possiamo sparare il colore lime che vi sto proponendo qui per l'autunno, quindi un bellissimo lime in cashmere che anche poi con un jeans nero, un jeans blu, si abbina benissimo e vi dà tono e colore in questo autunno. Poi sotto ci possiamo mettere la camicetta bianca, quindi con le due puntine che escono, oppure vi voglio proporre anche questa camicia che ha è una camicia strutturata come una camicia di jeans, sia dietro che davanti, però ha tutti i bottoncini, vedete, in madreperla, però ha il tessuto di cotone molto molto elasticizzato. Questa camicia, tra l'altro, la possiamo trovare anche nella tonalità del blu. Oppure ci mettiamo una camicina azzurra, quindi vedete anche con i toni del blu la camicina azzurra, vedete anche nel grigio, oppure bianca, così. Voglio darvi sempre anche invece in questo caso una maglieria non di cashmere ma di lana pettinata, quindi lana fredda però che ovviamente scalda, sottile sottile, quindi anche molto sciccosa per un'eventuale cerimonia, e abbiamo da mettere anche sulle spalle così, molto easy, e abbiamo la tonalità del blue black, sapete quanto amiamo proprio abbinare il blu con il nero, oppure la tonalità così dell'ocra, sempre pettinato, che poi si sposa benissimo, oltre che con la camicia bianca, anche con la tonalità dell'azzurra. Se non desideriamo un pantalone di questo tipo grigio, vi voglio proporre anche il pantalone, in questo caso in beige, vedete così, dove i colori del ruggine o dell'ocra stanno benissimo, oppure anche i colori di un eventuale grigio, ma soprattutto anche la tonalità del tortora. Guardate, il tortora che allora fate tono in tono con la sua camicia bianca, sia più sportiva sia l'altra più elegante, e sta benissimo anche con il grigio, come vedete. Oppure questo pantalone che è strutturato sempre come un pantalone sciccoso ed elegante con la finta patella, in realtà è un interlock di cotone, cioè una felpa, quasi un punto Milano, vedete, quindi morbidissimo, con le tasche dietro, rifinito proprio come e strutturato come un vero e proprio pantalone, ma praticissimo come il pantalone di una tuta. Ecco che in queste due tonalità ci mettiamo il maglioncino tono in tono, oppure ci possiamo sparare anche il lime, in questo caso anche un quotidiano, come vedete, oppure un grigio, o bellissimo anche in questo tono pietra e ghiaccio, vedete, il blu, oppure l'altro tono di blu che vi ho mostrato prima. Ecco, a compensare tutto abbiamo il nostro capospalla. Il capospalla che vi propongo è questo, è un finto, vedete, Montgomery invece abbottonato e non allacciato come gli alamari, fa cappottino, è un cappottino che arriva al ginocchio o anche più corto, con la sua cerniera, praticissimo, super elasticizzato, ed è in maglia, vedete, tutta blu black, quindi sfiancatino, molto sciccoso, guardate,
e con il cappuccio. Quindi in blu così, possiamo metterci poi il cappello morbidissimo, in blu liscio con il profilino bianco, oppure spariamo un colore, glielo spariamo come la maglia, sempre tono in tono, non necessariamente lo stesso, ma comunque sempre opaco e in tonalità. Oppure ci mettiamo il grigio, oppure il burro o il blu più scuro. Bene, vi sono piaciute queste proposte autunnali di un bimbo, di un ragazzo un po' più chic, ma anche quotidiano. Vi auguro un buon autunno a tutte e vi aspettiamo. Seguiteci nei nostri social, sapete che i vostri commenti ci sono sempre molto molto utili. Ciao, buona giornata!